E proprio il Presidente della Repubblica ha conferito le stelle al merito sul lavoro a 158 piemontesi che si sono distinti nella loro attività. Vanni Caratto. Era una delle tradizionali manifestazioni del 1° maggio, ma a causa del Covid non si teneva da ormai 2 anni. Sono tornate nella cornice del Conservatorio di Torino le stelle al merito sul lavoro, onorificenze conferite dalla Presidenza della Repubblica. Premiati 84 maestri del lavoro del 2020 e 74 del 2021. Con la loro dedizione e una lunga carriera alle spalle, a volte oltre 40 anni, sono diventati motore di crescita per le proprie aziende e per il territorio. Uno specchio di quello che sono sul fronte imprenditoriale i cavalieri del lavoro. In una società complessa, in continua evoluzione e purtroppo connotata da momenti di crisi come questi che stiamo vivendo in questo periodo pandemico, il lavoro diventa essenziale per la ripresa e per trasmettere questo valore alle nuove generazioni. Lavoro come dignità e come mezzo di realizzazione della propria personalità, ma che quindi al tempo stesso deve essere dignitoso e sicuro. L'impegno dunque a che la sicurezza sul lavoro diventi, dopo l'allarme delle ultime tragedie che ancora una volta hanno ferito Torino, una priorità. Il prefetto ha annunciato la riattivazione di un protocollo sulla sicurezza sul lavoro che coordini gli interventi soprattutto nel campo dell'edilizia. I sindacati da mesi chiedono che venga attivata proprio in prefettura una cabina di regia che metta al tavolo tutti gli attori che a vario modo devono occuparsi di rendere sicuri i luoghi di lavoro.